Sta per partire il terzo bando dell'edizione del Maggiordomo di Quartiere. È un'esperienza che è partita su quattro sportelli. Oggi ci troviamo a finale, ma parliamo tutte le realtà del Savonese. Però cominciamo appunto da quella finalese. Siamo nella sede della Consulta del Volontariato. Come si unisce a queste entità che sono già presenti e qual è il vostro ruolo? Come già detto, abbiamo la sede presso la Consulta del Volontariato. Questo per noi è una grande cosa perché ci ha permesso di unire le varie associazioni presenti sul territorio col nostro progetto e anche col comune. In questi mesi abbiamo instaurato un bellissimo lavoro di unione con i servizi sociali, anche con utenza privata, ma per lo più con i servizi sociali che ci hanno visto un po' come un punto di riferimento, ci hanno riconosciuto. Infatti noi prestiamo molte attività di monitoraggio e assistenza, ovviamente non specifica, anziani soli con disagio sociale, quindi siamo ben riconosciuti dai servizi sociali e ci alterniamo col custode sociale in questi servizi di sollievo alla famiglia. Collaboriamo con varie istituzioni, con varie associazioni del territorio, con la ludoteca comunale, seguiamo vari anziani che sono ospiti dalla residenza comunale qua in via Ruffini. Anche con loro prestiamo un'attività di monitoraggio, di assistenza, una gestione della spesa quotidiana, un ritiro farmaci, una prenotazione delle ricette mediche, varie pratiche amministrative svolgiamo per conto loro, pratiche ISEE, pratiche di invalidità, aggravamento. Soprattutto adesso nel periodo estivo, io e la mia collega seguiamo vari bambini nell'aiuto dei compiti, diamo ripetizioni. Insomma, il nostro lavoro è molto vario, specialmente nell'ultimo semestre, e si è molto consolidato nella realtà di finale. Di questo siamo molto contente. Come si arriva a diventare maggiordomi di quartiere? Allora, diventare maggiordomi di quartiere si arriva attraverso un bando, una selezione, attraverso la presentazione di una domanda. Ci sono dei requisiti per poter accedere a questo bando e nel momento in cui si viene, diciamo, selezionati, si fa quanto deve essere fatto, si comincia a collaborare sui vari sportelli. I maggiordomi reclutati per ogni, diciamo, semestre sono tre e ci aiutano, diciamo, a svolgere queste attività sul territorio. La figura del maggiordomo deve essere una persona che ha voglia di muoversi sul sociale, sicuramente, deve avere una predisposizione naturale per un lavoro che sia orientato verso le persone. Quindi, diciamo, non possiamo pensare che sia un lavoro che ha un orario, che si stacca, che non ci lasci qualcosa, ecco, perché io e Alice attraverso questo lavoro abbiamo avuto la possibilità di conoscere persone meravigliose che ci hanno fatto stare bene, che ci hanno fatto a volte stare male perché ci siamo trovate anche in situazioni non bellissime, però ci hanno lasciato tanto, ci hanno lasciato tanto. Quindi ecco, secondo me chi vuole essere maggiordomo deve aver voglia di mettersi in discussione, di imparare, di fare un percorso che lo può portare ad imparare tanto, non solo da un punto di vista umano, ma anche da un punto di vista professionale, perché ci potrà essere la persona che capirà di essere portata per il lavoro di badante, di assistenza agli anziani, ci potrà essere il ragazzo che magari scopre la volontà di lavorare sul sociale, quindi in una pubblica assistenza, piuttosto che magari fare studi finalizzati al servizio sociale. Quindi questa è l'idea. Quindi speriamo che arrivino ragazzi che hanno voglia di aiutarci e di divertirsi e di imparare con noi. L'esperienza finalese è quella di Savona. Da quando siamo partiti, dall'ottobre 2020, quindi piena pandemia, siamo venuti a contatto con tantissime persone che avevano più molteplici necessità. Quindi abbiamo ritirato i farmaci, fatto la spesa, siamo andati a pagare molti bollettini, però poi ci siamo offerti anche a supporto di altre associazioni per il trasporto delle persone, nel senso che l'associazione portava le persone magari alla struttura come ospedale o ASL. E noi da quel momento accompagnavamo la persona all'interno, aspettavamo la visita o il prelievo di sangue e poi riportavamo a casa. Diciamo che abbiamo avuto a che fare infatti con moltissime persone, siamo in contatto quotidianamente appunto con i servizi sociali
che ci segnalano le varie problematiche delle persone, quindi noi da lì in avanti cerchiamo di intervenire e dare una mano. Non è facile spesso approcciarsi alle persone in difficoltà, come ci si riesce? Come si deve porre un maggiordomo di quartiere, come vi siete posti in questi mesi? Si deve porre con tanta semplicità, empatia e molta concretezza, nel senso che la persona ha bisogno adesso, non ha bisogno domani e dopodomani. Quindi io, dal momento che vengo incontro alla persona, cerco di risolvere i problemi il più veloce possibile, per dare sollievo a queste persone e dare una mano per quello che posso con le mie competenze. Da Loano invece la vicinanza con l'ospedale Santa Corona vi ha permesso anche di assistere gli anziani nel percorso di dimissione. Sì, sempre tramite i servizi sociali del comune, in un paio di occasioni l'ospedale di Santa Corona ci ha chiesto una collaborazione nella fase di dimissioni protette di alcune persone anziane che sono finite al pronto soccorso e a seguito è emerso il fatto che siano persone anziane, sole, e abbiamo quindi affiancato i servizi sociali nelle dimissioni protette di queste persone. Innanzitutto con monitoraggi telefonici o a domicilio per vedere il loro stato di salute a seguito delle dimissioni, e poi da lì si è instaurato quasi sempre un rapporto poi continuativo con le persone per le solite commissioni che facciamo, la spesa, il ritiro di ricette, consegna di medicinali. Quindi è molto importante anche il rapporto oltre che con i servizi sociali, anche con i servizi sociali dell'ospedale. Ecco, dicevi che queste persone si sono scoperte tante situazioni magari peggiorate con la pandemia e in questo periodo un po' ha fatto la differenza la figura del maggiordomo di quartiere. Sì, quello sicuramente. Diciamo che il progetto non è stato pensato in epoca Covid, ma è caduto a fagiolo perché abbiamo appunto iniziato a ottobre 2019, da lì a poco sarebbe scoppiata la pandemia e molte persone si sono trovate in condizioni magari di quarantena e non avevano ad esempio nessuno che potesse pensare a fare la spesa, a portare appunto le medicine, o anche a portare il cane a fare una passeggiata, non potendo uscire di casa, non avevano altro modo che chiedere aiuto a qualcuno di esterno, e non sempre uno ha il vicino di casa, l'amico, il parente. In questi casi noi per alcuni di loro facciamo la differenza.